Per asportare il terminale di scarico è necessario smontare prima il fianchetto di plastica dietro il quale solitamente è nascosto. Rimuovendo anche la sella, l'intervento è facilitato. Per smontare il terminale si asportano le viti di fissaggio partendo da quella del supporto sul telaietto. Si passa poi a togliere le altre viti eventualmente presenti sul percorso del terminale. Non dimenticate di svitare anche la fascetta di ancoraggio al collettore. Dopo averle allentate, rimuovete le viti. Quindi sfilate il terminale di scarico, estraendolo dalla parte posteriore della moto e avendo cura di non applicare troppa forza per non rovinare le parti nelle immediate vicinanze. Passiamo adesso a lubrificare tutte le viti rimosse con un grasso resistente alle alte temperature, iniziando dalla fascetta metallica di ancoraggio al collettore. Per facilitare l'inserimento nel collettore di scarico, è consigliabile lubrificare anche la parte finale del collettore della marmitta. È il momento di montare il terminale di scarico sostitutivo, prestando attenzione all'imbocco sul collettore. Per semplificare l'assemblaggio, lo si può inserire storto e poi regolarlo. Prima di rimontare le viti, è meglio ingrassarne i filetti con lubrificante resistente alle alte temperature, in modo da evitare che, con il passare del tempo, il calore le blocchi nella loro sede. Ricordate di serrare anche la vite della fascetta metallica di ancoraggio al collettore. Stringete la vite del supporto e successivamente rimontate il fianchetto in plastica, prestando attenzione a far combaciare tutti i punti di contatto con le plastiche eventualmente rimaste in sede sulla moto. La sella è l'ultimo elemento da assicurare con le viti di fissaggio. Non rimane altro da fare che godersi il nuovo rombo.